Questi dunque quelli che sono stati i temi principali di questa settimana, come dicevamo, ancora una volta movimentata. Ma quali le scelte per investire in un panorama come quello dipinto? Noi ne parliamo con Niccolò Carpaneda, Investment Director Fixed Income di MG Investments. Benvenuto Niccolò, grazie per essere con noi. Seguiamo insieme naturalmente quello che è successo in questa settimana, ancora una volta molto ma molto movimentata. Buongiorno. Continuerà la volatilità nel corso del mese di febbraio, come abbiamo visto a gennaio e in questa prima settimana del mese? La volatilità continuerà forse per tutto il 2016. C'è una situazione molto molto pericolosa là fuori, di un'economia globale con alcuni problemi, recessioni in Brasile, Russia, naturalmente la Cina che rallenta non è più una sorpresa, però fondamentalmente solida almeno nei paesi sviluppati, in alcuni emergenti in evoluzione, mentre il mercato sta apprezzando l'arrivo di un disastro, quindi c'è una disconnessione incredibile tra una realtà economica in rallentamento ma decente in media globale, e un mercato che sta apprezzando già una recessione in arrivo, anche una recessione abbastanza pesante. Come mai questo? Cerchiamo di capire, Niccolò, come mai appunto questa reazione, questa forte reazione, questo panic selling che sta comunque toccando un po' tutti poi i mercati. Vediamo anche in America una reazione forte nonostante ci sia una Fed che è intervenuta con un rialzo dei tassi solamente poche settimane fa. Certo, allora una prima osservazione che farei è che da un punto di vista comportamentale il mercato ha semplicemente tanta paura e molti players stanno cercando di non rimanere incastrati in quello che era successo nel 2007-2008. Arriva la recessione, non la vediamo, allora cerchiamo di essere conservativi. C'è un problema comportamentale relativamente inspiegabile al momento, ma dall'altra parte ci sono due o tre fattori interessanti. Prima di citare Cina e petrolio, che sono importanti, parlerò di recessione negli Stati Uniti. C'è un 16,5-20% di probabilità di recessione in America prezzata dai mercati. Ma andiamo a vedere i dati fondamentali, l'economia americana è in rallentamento, il PIL dell'ultimo trimestre, insomma, si misura tra lo 0,5 e il 0,7% di crescita, appunto, trimestre su trimestre, che verrà corretto, ma non è un dato inatteso. Molti citano a questa semi-recessione nei dati di manifattura, che spaventano e nel passato davano indicazione di una recessione in arrivo, ma in pochi parlano che oggi la manifattura in America pesa il 20% del PIL, i servizi pesano l'80%. C'è un rallentamento nella manifattura, ma si tratta di uno o due settori, c'è un problema nell'energy, il resto dell'economia americana va bene, o sta andando, anche se rallenta, tanto bene come il 2015. Certo. Quindi questo fa paura. La Cina continua a rallentare, c'è un problema sui dati che conosciamo tutti benissimo. E sui mercati anche, Niccolò. E sui mercati. Allora, il mercato fixed income cinese, a cui noi personalmente insomma non guardiamo troppo con attenzione perché siamo spaventati, però localmente account regionali asiatici, almeno le emissioni fixed income in dollari in Cina, sono viste come un safe haven. Quindi stanno tradando a livelli relativamente cari insomma, rispetto al nostro punto di vista europeo. Il mercato equities naturalmente ha avuto molti singhiozzi e molti problemi, però la partecipazione straniera in quel mercato è tra l'1,5% e il 2%, non si spiega perché la reazione in Europa e negli Stati Uniti su andamenti esatto, e questo è uno proprio dei punti interrogativi di queste settimane, anche perché non è emerso nulla di nuovo nel mese di gennaio che non si sapesse già a dicembre o anche prima, insomma, quindi questo è un altro dato di fatto. A questo punto Cina e dall'altro lato petrolio e banche centrali che sono comunque molto attente, dalla stessa banca cinese, abbiamo visto l'intervento della Banca del Giappone, tra l'altro anch'essa molto interessata a quello che sta succedendo, inutile dire che c'è la Fed così come la Banca Centrale Europea molto molto attenti a quello che potrà essere fuori, tra l'altro ci si aspetta anche un nuovo intervento da parte della Banca Centrale Europea ma in una direzione completamente opposta a quello della Fed. Cosa certo. succede qui? Ma allora diciamo che la buona notizia che arriva dalle cattive notizie è che l'accommodation monetaria, questa insomma questo easing che ci aspettiamo da tante banche centrali, continuerà o accelererà. La Banca del Giappone è intervenuta a sorpresa, quasi tutte le banche principali dei mercati emergenti stanno facendo accommodation o easing, ci aspettiamo un intervento a marzo da parte di Draghi che sarà molto buono per i mercati sia azionari che obbligazionari nell'Europa occidentale ma anche nell'Europa centrale o dell'est, grandi importatori di commodities. Difficile pensare come interverrà Draghi, però ci aspettiamo un aumento dell'acquisto di asset a livello mensile tra i 10 e i 20 milioni, ci aspettiamo probabilmente una riduzione ulteriore dei tassi negativo di circa 10 punti, però attenzione perché quello che farà la Fed è meno scontato, i mercati stanno prezzando un aumento dei tassi quest'anno,
però se la Fed volesse continuare ad allontanarsi da questo zero bound, diciamo, da questo limite di tassi bassissimi, potrebbe stupirci in negativo aumentando i tassi a marzo. Quindi noi non lo stiamo scontando in maniera eccessiva che loro non intervengano. E vedo anche che comunque dubbi ci sono. La stessa Fed ha detto, è vero, abbiamo alzato i tassi, potremo continuare almeno gradualmente a farlo, però è vero che si sente pure poi l'impatto di quello che è il rallentamento a livello globale, e da qui forse l'incertezza dei mercati. Parliamo di un altro tema caldo, che è quello del petrolio, sì. Ovviamente un pochino staccato dal fixed income, però è ovvio che anche qui c'è un forte impatto comunque, no, dei prezzi del greggio su quello che poi sono le vostre scelte. Cosa accade qui, come mai tanta volatilità, e dove può andare il prezzo del greggio? Allora, ho incontrato e stiamo incontrando diversi analisti settoriali, ingegneri, che ci stanno raccontando il loro punto di vista, e diciamo, pur non essendo esperti, ci siamo fatti questo tipo di idea. L'anno scorso il mercato si è spaventato per un rallentamento del prezzo del petrolio, non si sapeva se fosse un problema di offerta o di domanda. A questo punto il mercato si è spaventato da una riduzione della domanda cinese, una riduzione della domanda mondiale, e si è visto una recessione arrivare che oggi sappiamo non era nei numeri, perché l'acquisto di petrolio da parte cinese e mondiale l'anno scorso è stato positivo. Non abbiamo un problema di domanda, rimaniamo con un problema unicamente di offerta, che è un problema di natura industriale. Sauditi, l'Iran, che sta entrando nella pipeline mondiale, dovrebbero pompare tra i 2 milioni e i 3 milioni di barili al giorno. La produzione americana l'anno scorso non è scesa come i mercati si aspettavano, ma tutto il gruppo non OPEC è dato in discesa quest'anno tra i 750.000 e il milione di barili al giorno. Quindi questo problema industriale non dovrebbe spaventare così tanto i mercati, e si ribilancerà tra i 18 e i 24 mesi. Vorrei ricordare che se non abbiamo un problema di domanda globale, un problema di offerta è negativo per gli esportatori di petrolio, per le energy companies, ma è positivo per tutto il resto del mondo, consumatori e importatori di petrolio. Quindi noi vediamo una storia positiva a lungo termine. Questo sicuramente, poi se ne parla poco ultimamente, perché alla fine viene il panico a causa del proprio ribasso dei prezzi del greggio, però appunto non dimentichiamo che per molti effettivamente è un punto in positivo. Allo stesso tempo ci sono comunque dubbi che arrivano anche dall'effetto sull'inflazione o sulla deflazione, dovremmo dire, che è un'altra gatta da pelare poi per le banche centrali, in particolare per la BCE, ma non solo, Nicolò. Certo. Allora, tutti noi economisti, diciamo investitori professionali, siamo stati, diciamo, in una zona errata per anni nel chiamare intervento delle banche centrali porterà inflazione. Così non è stato. Sui mercati finanziari si può comunque cercare di tradare sulle aspettative di inflazione, quindi laddove il mercato abbia, diciamo, un mispricing delle aspettative di inflazione, ci sono ancora opportunità per noi sul fixed income. Però al di là dei mercati finanziari, da un punto di vista, diciamo, di economia, non vediamo nessun catalizzatore positivo a breve termine che porti l'inflazione molto più in alto di dove è oggi in Europa, UK o negli Stati Uniti. Sì che se il prezzo del petrolio si stabilizzasse, questo fattore che ha portato giù l'inflazione per mesi e mesi e mesi dovrebbe scomparire. Certo. Quindi potremmo vedere delle sorprese magre in positivo da qui alla fine del 2016. Ecco, diciamo un pochino di ottimismo, mi sembra di sentirlo nelle sue parole. Quali sono le vostre scelte di investimento a questo punto con il panorama che abbiamo appena descritto, Nicolò? Allora, io direi che si può prendere una scelta in una direzione o nell'altra, sono uno bianco e uno negro, il mondo è completamente diviso. Allora, se si ha paura di una recessione globale in arrivo, il consiglio è quello di allungare duration sul fixed income, comprare asset privi di rischio, tra cui il treasury americano se si pensa che la Fed non si muoverà, gilt inglesi, bund tedeschi, perché questo potrebbe essere il trade dell'anno se si ha quella visione. Noi siamo dell'altro partito completamente, ci sono degli indici nella parte bassa investment grade che sono prezzati a livelli che non vediamo dal 29, dal 37, dal 2001, quali dal 2008. Sono? Quali sono allora, Nicolò? E ad esempio abbiamo indice BBB americana nella parte lunga della curva che ci sta remunerando più di 600 punti base. Ci sono tantissime aziende di qualità, allora l'idea è, se i mercati si stanno sbagliando e l'economia, anche se in rallentamento, è ancora solida e queste società tengono, siamo pagati benissimo per andare a comprare rischio. Senza grossi rischi, nel senso che comunque il rischio poi è relativo, diciamo, Nicolò. Diciamo così, che il maggior rischio di comprare credito di qualità negli Stati Uniti e in Europa è che la società scelta vada in default.
se si studiano i bilanci, se si è convinti, diciamo, di una view particolare, vale la pena comprare il singolo bilancio, la singola società e limitare il rischio. Siamo molto, molto, molto ben pagati oggi per entrare sulla parte lunga del credito. Se vogliamo spostarci nei settori con più rischio, siamo molto ben pagati dalla yield americano, ex energy, ex commodity. Ci sono alcuni settori, capital goods, trasporti, che ci stanno pagando oltre il 7. In alcune sacche dei mercati emergenti sembra una scelta poco popolare, però ci sono alcune economie che stanno facendo molto meglio del previsto, dall'Argentina al Centro America, al blocco dell'Europa dell'Est centrale, che sono importatori netti di commodities, e nella parte est europea ci sarà anche un beneficio dell'azione di Draghi. Ecco, detto questo, quindi America soprattutto, abbiamo citato qualche paese soprattutto dell'America del Sud, dall'altro lato invece non solamente appunto in Europa, parliamo anche di Asia, di altri mercati emergenti, comunque com'è la situazione qui? Ci sono delle buone opportunità e quanto sono alti i rischi soprattutto, Nicolò? Allora, l'opportunità più grande che vediamo è da un punto di vista valutario, perché se ancora il prezzo del petrolio non ci aspettiamo che si corregga bene a lungo termine, ci sono alcune valute connesse alle valutazioni del petrolio, che possono essere il peso messicano, il ringgit malese, sembrano valute esotiche ma si possono tradare in maniera molto liquida, che stanno cominciando a far bene, il ringgit malese in particolare all'inizio dell'anno, e comprare un basket di valute, dollaro canadese aggiungo, il peso colombiano, tutte legate al petrolio, potrebbe essere una maniera liquida per prendere esposizione a questa nuova fase di ottimismo, se l'investitore ci crede. Da un punto di vista di paesi, piccole economie che vanno bene, dalle Filippine al Pakistan, abbiamo un relativo interesse di nuovo sullo Sri Lanka, ci potrebbero essere storie sul fixed income interessanti, Indonesia inclusa. Non posso non chiederle dell'Italia a questo punto comunque, Nicolò, un paese particolare in questo momento con la forte attenzione sul settore bancario, Bank, con il bail-in che comunque interessa in questo momento tutta Europa, però l'Italia è sicuramente sotto la luce dei riflettori. Poi tra l'altro abbiamo dei livelli comunque per il decennale che sono simili a quello del diciamo comunque molto vicini a quello del treasury bond americano e in realtà anche del gilt britannico, ma questa è un'altra storia. Cerchiamo di vedere un attimo come giostrarsi, come giocare comunque con questi livelli, Italia, America. Ovviamente sappiamo dove sono i maggiori rischi, però certo, cerchiamo di capire se può esserci un'opportunità. Certo, allora da un punto di vista di mercato azionario ci sarà tantissima volatilità, perché tutti i mercati europei non solo si stanno concentrando sulle banche italiane. L'aumento o la percentuale delle sofferenze sui bilanci delle banche italiane non sono in realtà una sorpresa, il mercato se ne sta accorgendo un po' adesso e ci sono, diciamo, riflettori su tutto il sistema bancario, ma come in ogni altro paese ci sono delle banche migliori di altre, bisogna fare i compiti per capire dove investire. Il mercato azionario probabilmente, in mancanza di un grande catalizzatore globale, rimarrà in territorio molto volatile da qui ai prossimi mesi. Da un punto di vista obbligazionario la situazione è molto interessante, perché Draghi e la Banca Centrale Europea sono riusciti a stimolare un po' di crescita nel Sud Europa che prima mancava. Quindi da un punto di vista macro la Spagna, l'Italia cominciano a piacerci più di prima, sta cambiando il motore della crescita in Germania, ma i paesi periferici sono meglio messi del Nord Europa. Da un punto di vista di mercati obbligazionari, come giostrarsi questo progresso? Nel breve termine probabilmente continuare a stare attenti al BTP decennale, che infatti ci paga molto poco ma performa meglio, certo, di tanti altri titoli, però sul medio e sul lungo termine, se si crede che l'Europa stia crescendo in maniera solida, ci aspettiamo un 1,7% anche noi quest'anno, allora vale la pena investire sul credito, società blue chip italiane forti in diversi settori, perché siamo pagati molto bene anche lì. Quindi corporate bond o high yield italiano nella parte di fixed income. Come vedete invece i tassi zero per quanto riguarda la curva a breve? Diciamo, non siamo investitori specialisti, naturalmente c'è un dibattito che va in corso da anni, perché dare denaro a società, no, società, a governi come il tedesco, come l'italiano, a tassi zero o negativi, e siamo stati del partito di andare a diversificare in altri territori mondiali. In realtà il trade vincente è stato differente, bisognava dare soldi, diciamo, bisognava diventare creditori a questi governi a breve termine. Di nuovo, sul breve potrebbe essere una mossa azzeccata con i tassi negativi in Europa, sul medio e sul lungo termine meglio spostarsi su differenziali di credito che arrivano dalla parte corporate più sostanziosi. Perfetto, Nicolò, grazie davvero allora per essere con noi. Nicolò Cappaneda, Investment Director, Fixed Income, Energy Investments, grazie davvero per essere stato grazie con voi quest'oggi.
E grazie allora per averci seguito. È tutto con il nostro speciale settimanale The Wall dagli studi di Londra di CNBC Europa. Arrivederci naturalmente alla prossima settimana.